Avevamo deciso di trovarci, noi italiani, ogni domenica sera in un angolo del lager. Ma abbiamo subito smesso, perché era troppo triste contarci e trovarci ogni volta più pochi, e più deformi, e più squallidi. Ed era così faticoso fare quei pochi passi. E poi, a ritrovarsi, accadeva di ricordare e di pensare. Ed era meglio non farlo. Se durante la prigionia è troppo doloroso ricordare e pensare, per Primo Levi, una volta libero, la memoria diventa l'unico mezzo per rielaborare le sconvolgenti atrocità vissute. Nato nel 1919 a Torino, da una famiglia ebrea benestante, dopo il ginnasio si interessa alla chimica e alla biologia, ma la sua carriera universitaria viene ostacolata dalla promulgazione delle leggi razziali del 1938. Riesce a laurearsi in chimica solo nel 1941. Dopo l'armistizio del 1943, si unisce a un gruppo partigiano che opera in Val d'Aosta. Viene arrestato dalla milizia fascista e nel 1944, appena 24enne, è deportato nel campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia. Riesce a sopravvivere grazie a una rudimentale conoscenza del tedesco e alle competenze scientifiche, per le quali viene impiegato nel laboratorio del lager. Nel 1945, il campo viene liberato dall'esercito sovietico. Rientrato in Italia, trova lavoro in una fabbrica di vernici nei pressi di Torino. Spinto dall'urgenza di raccontare, si dedica febbrilmente alla scrittura di Se questo è un uomo, che pubblica nel 1947. L'opera passa quasi inosservata, in un clima di generale insofferenza verso le narrazioni che riaprivano le ferite ancora fresche della guerra. Nel 1963 pubblica La tregua, il racconto del lungo e avventuroso viaggio di ritorno in Italia, dopo la liberazione dal campo di sterminio. Scrive racconti dove mescola il tema scientifico e quello fantastico. La raccolta più nota di questo genere, che Calvino definirà fantabiologia, è Il sistema periodico, 1975. Nel 1982 torna sul tema della guerra con il romanzo Se non ora, quando? Il suo ultimo lavoro, il saggio I sommersi e i salvati, 1986, è una riflessione sui meccanismi dell'Olocausto e dei campi di prigionia. Muore suicida nel 1987, nella casa di Torino, dove era nato e aveva vissuto per tutta la vita.